Benvenuti a un nuovo appuntamento con il rotocalco ADN Cronos. La rielezione di Giorgio Napolitano ha messo a nudo la crisi del PD, ma ha anche segnato la sconfitta della strategia dei 5 Stelle, rimasti isolati mentre puntavano ad assestare colpi al sistema partitico. Vediamo il nostro servizio. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Ha conquistato il web e riempito la piazza, ma la partita del Colle è senza stelle. La rielezione di Giorgio Napolitano a Presidente della Repubblica ha messo a nudo la crisi del PD, ma ha segnato anche la sconfitta della strategia di Beppe Grillo. Obiettivo dichiarato del leader 5 Stelle era destabilizzare il Partito Democratico e assestare un duro colpo all'assetto politico, chiamato a trovare nel giro di poche ore un accordo che metteva alle corde il sistema ingessato di partiti arroccati su veti incrociati. Grillo ha sbagliato Colle, ha scelto l'Aventino, un Aventino molto urlato, molto popoloso, molto forte nei termini, ma molto poco incisivo nel cambiamento. Il 5 Stelle accusa una battuta d'arresto molto forte, una grande popolarità, come dire, nella piazza, ma una scarsissima agibilità politica dentro il Parlamento. Così l'ex comico genovese si è giocato le sue carte, mettendo in campo il nome di un giurista di alto profilo quale Stefano Rodotà, con un passato politico nella sinistra. L'operazione ha contribuito a destabilizzare il partito di Bersani e il nome di Rodotà è diventato il simbolo della capacità di pressione che i 5 Stelle hanno saputo esercitare sulla base parlamentare dei democratici, soprattutto tra i giovani sensibili al messaggio anticasta del movimento grillino. E qualcosa è successo. Di una difficoltà per il Movimento 5 Stelle a amministrare un consenso ampio, in larga parte meritato, un elettore su quattro con toni che sembrano da lotta continua, che valgono bene per tenere su gli umori della piazza, ma che difficilmente possono parlare alla maggioranza del Paese. Nell'insalatiera di Montecitorio il Partito Democratico ha bruciato prima Marini e poi Prodi, costringendo il segretario Bersani a gettare la spugna. Avevo deciso di puntare su Rodotà perché è stato un nome che è uscito fuori dalle Quirinari. Ma quando la linea dei 5 Stelle poteva sembrare vincente e la piazza gridava arrendetevi, il PD non è uscito con le mani in alto. Spuntata la possibilità di confermare Napolitano al Colle, un partito allo sbando è riuscito comunque a convergere sul presidente uscente, ricomponendo la strana maggioranza del governo Monti. Il Movimento 5 Stelle ne esce sconfitto, regalando lo spettacolo di parlamentari che rimangono seduti al momento della proclamazione di Napolitano. Rispetto alle istituzioni, ma non condividevamo il discorso né il modo in cui è stato eletto il Presidente della Repubblica. Come si fa ad appoggiare Napolitano quando non siamo mai stati invitati ad andare a Napolitano a parlare? Neanche le manifestazioni di piazza hanno sortito l'effetto sperato, mentre la cronaca politica fa registrare il doppio forfè di Grillo, dalle accuse di golpe all'annuncio della marcia su Roma. Sconfessato dallo stesso Rodotà, Grillo si è precipitato a rimediare alla meglio agli errori compiuti, cercando di rassicurare l'opinione pubblica con una conferenza stampa fiume. L'espressione orribile marcia su Roma si è rivelata un boomerang e ha indispettito anche il suo elettorato, spiega il sociologo delle comunicazioni Michele Sorice, docente all'Università Luiss di Roma. Ora, taglia corto il mass mediologo, Grillo e il suo movimento hanno due carte in mano: diventare utili, incidendo nel dibattito, o giocare un ruolo di opposizione a oltranza, funzionale a un ritorno alle urne. Sarà anche questa una scelta politica, ma per ora la strategia di Grillo incassa una sconfitta che pesa. Nel paese più bello del mondo, l'industria turistica è in affanno, aumentano gli arrivi stranieri, ma gli italiani rinunciano sempre più alle vacanze. La turistica è in profonda crisi. Anche se aumentano gli arrivi dall'estero, gli italiani vanno sempre meno in vacanza. Un paradosso per un paese come l'Italia, tra i più ricchi di bellezze naturali e artistiche.
Le conseguenze sono pesanti. Nel 2012 811 alberghi hanno chiuso e si profila una nuova emergenza con un preoccupante calo dell'occupazione del 4,7% nei primi tre mesi del 2013, come rileva la Federalberghi. L'ultimo grido di allarme lo ha lanciato il presidente Bernabò Bocca dalla 63esima Assemblea Nazionale che si è svolta nella ridente atmosfera di Sorrento. Noi chiediamo che finalmente ci sia una politica nazionale sul turismo, cosa che è mancata in questi ultimi anni, con una polverizzazione di competenze. Oggi abbiamo assistito alla promozione dell'Italia nel mondo effettuata dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle Proloco, le Camere di Commercio. Noi chiediamo che viceversa ci sia un discorso di sistema paese e quindi essere molto forti nella promozione del prodotto Italia in quei paesi in cui le economie stanno tirando. L'andamento economico di questo settore in Italia segna il passo, registra un fatturato annuo di 114 miliardi di euro, di cui la componente estera è pari a 30 miliardi. In particolare il fatturato per camera nel 2012 è risultato in flessione dell'1,2%. Bisogna fare di tutto che questo turismo, attraverso un impegno da parte della politica, da parte del governo, abbia la possibilità di decollare. Anche perché tutti dicono, e giustamente, che il PIL che produce il turismo può essere raddoppiato, ma tu per raddoppiarlo devi mettere a disposizione delle risorse finanziarie per consentire al paese più bello del mondo di poter sempre di più attrarre visitatori stranieri e consentire anche al nostro paese di avere sempre di più un momento di attrattività e quindi di partecipazione. La situazione è di stallo, se ne è parlato a lungo a Sorrento nel tentativo di trovare sinergie con altri settori, primo fra tutti lo sport, grazie alla partecipazione del presidente del CONI, Giovanni Malagò. La Federalberghi e la sua Assemblea Nazionale ha rilanciato alcuni cavalli di battaglia. Trasformare l'Enit, guidato oggi da Pierluigi Celli, in un SPA capitale pubblico. Istituire un ministero per il turismo con portafoglio. E modificare l'articolo 117 della Costituzione per dare allo Stato la competenza in materia turistica, in modo da avere una strategia con un'ottica nazionale e una razionalizzazione delle risorse. Le aspettative verso un governo che sappia raccogliere il testimone sono tante e si spera che non verranno deluse. Tra polemiche, moda e serrate dei tabaccai, la sigaretta elettronica si fa largo, un business in costante crescita anche nel mercato italiano. Una moda che in Italia ha convertito il 10% di fumatori svapatori, pari a 1 milione di persone per una spesa annua di 350 euro, 1.500 i nuovi negozi aperti e circa 4.000 gli operatori del settore. Questi, rileva NAFE, Associazione Nazionale Fumo Elettronico, i numeri di quello che in Italia sta diventando un vero e proprio must tra chi vuole dire addio a cenere e fumo, la sigaretta elettronica. Una moda che ha indotto gli operatori del settore a fondare appunto un'associazione ad hoc. E lo scopo è quello di dare una voce comune, di farci sentire e di poter essere interpellati, ascoltati dalle autorità, in quanto vorremmo contribuire a divulgare le giuste informazioni su questa tecnologia che si propone essere una tecnologia effettivamente rivoluzionaria dal punto di vista sia sanitario che dal punto di vista sociale, perché è un'ottima alternativa al fumo tradizionale con una lucidità estremamente ridotta se comparata al fumo normale. E la sigaretta elettronica offre anche un mix di aromi che poco hanno a che vedere con il tradizionale sapore del fumo. Ci sono persone che hanno piacere a svapare il tiramisù piuttosto che la banana, la fragola, l'arancia, la vaniglia, non necessariamente quindi i gusti del tabacco. Si può variare, si possono farsi le miscele personalizzate, ecco, si mantenendo la ritualità e assorbendo, diciamo, la quantità di nicotina che l'organismo richiede. Non sono poche le persone che hanno deciso di aprire un negozio di sigarette elettroniche. Al cliente prima di tutto le presentiamo i nostri modelli e gli spieghiamo il funzionamento di ogni modello che abbiamo qua nel negozio. Le informo sulla funzionalità di ciascun modello,
le faccio vedere come funzionano, da che cosa è composta la sigaretta elettronica, quali sono i pezzi di ricambio, dopodiché le facciamo assaggiare anche aromi, rigorosamente a zero nicotina, per decidere quale aroma le piace. E tra curiosità e moda sono sempre di più i giovani che scelgono di provarla. Fumavo da 10 anni, da quando ho iniziato l'università, e 6 mesi fa ho abbandonato la sigaretta normale per quella elettronica, principalmente perché, insomma, fumando un pacchetto al giorno ne risentiva un po' il mio fisico. E se il mondo della medicina ancora non si pronuncia né a favore né contro l'uso della sigaretta elettronica, c'è chi già alza le barricate scendendo in piazza. Per quello che ci riguarda non è un deterrente contro il fumo, ma semmai si continua a fumare. Secondariamente noi non ce l'abbiamo con gli svapatori, ce l'abbiamo col sistema che non regolamenta il prodotto. E ora, come di consueto, vediamo la settimana dei fatti. Il vincitore del concorso internazionale di progettazione del Padiglione Italia all'Expo 2015 ha un nome. È lo studio Nemesi & Partner di Roma, che insieme a Proger e BMS Progetti ha realizzato il disegno della struttura che nei 6 mesi dell'Expo sarà la vetrina dell'Italia e delle sue eccellenze. Quello che si è visto è un po' il contenitore, la scatola. Lì dovranno stare i contenuti. Credo che a partire da oggi parta il lavoro sui contenuti, cioè l'Italia cosa vuol dire rispetto all'alimentazione, qual è il pensiero dell'Italia, che qualità vuole sottolineare. Il progetto evoca l'idea di una comunità riunita attorno alla sua piazza, il vuoto accoglie il fulcro simbolico dello spazio espositivo e dà forma ai volumi dell'architettura. Il progetto cerca di ribaltare quello che è il tradizionale modo di pensare un padiglione espositivo per un Expo, cioè un grande scatolone che contiene degli oggetti. Noi abbiamo pensato in realtà di far diventare il vuoto l'elemento centrale del progetto. Questo perché chiediamo che l'italianità dovesse essere espressa attraverso quello che è il fulcro della nostra cultura, cioè l'idea proprio di comunità che noi siamo in grado di costruire, ed in particolar modo la comunità nella sua espressione più alta, la piazza. Durante la cerimonia di presentazione tenutasi al Salone d'Onore della Triennale di Milano è stata sottolineata l'importanza dell'appuntamento del 2015 come opportunità di rilancio dell'economia del Paese. Questo è un ulteriore iniezione di fiducia. Adesso c'è la parte costruttiva, che non sarà semplice, ma chiediamo appunto di essere messi in condizione di eseguire con precisione come dobbiamo fare, ma senza perdite di tempo, perché qui sono ogni giorno è un giorno. A volte uno è più sicura di se stessa, quindi ti metti un abito che sai che ti sta bene, che ti cade bene, che ti fa i fianchi giusti, eccetera. A volte provi tutto e non ti piace niente, quindi ti guardi allo specchio, non ti piaci, quindi ti togli la maglietta, il vestito e lo butti per terra dicendo che dal giorno dopo vuoi cambiare vita, vuoi cambiare tutto, no? Ci sono quei momenti di, diciamo, di panico, però per fortuna, insomma, poi basta qualcosa che ti fa stare meglio e si migliora. Un testimonial d'eccezione, Claudia Gerini, è una ricerca su misura di 2.0 Doxa. Parte con i migliori auspici il lancio a Milano del nuovo Lenor di Procter & Gamble, che dovrebbe muovere le acque nel mare dei competitors nazionali. Siamo riusciti a incapsulare in microcapsule il profumo, e questo profumo viene depositato sui tessuti e poi viene rilasciato mentre il capo viene indossato, e ci permette di avere una profumazione che dura fino a 7 settimane. A stupire e a spingere i ricercatori verso questa nuova tecnologia, i risultati di un'indagine compiuta su un campione di 1000 donne italiane, secondo cui il piacere dell'indossare deriva dal profumo di pulito, che sugli abiti dura spesso troppo poco. Contraddittorie, invece, nel loro rapporto con il guardaroba, di fronte al quale provano a tratti ansia e a tratti soddisfazione. Se si va dentro i dati si scopre che il rapporto con il guardaroba non è poi così lineare e semplice come può accadere, perché se è vero che un 50% circa di donne dichiara sicurezza, soddisfazione e piacere nei confronti dell'armadio, c'è un altro 50% che dichiara sentimenti un po' contrastati, un po' negativi. Finanziare le piccole e medie imprese per combattere gli effetti della crisi e creare nuove occasioni di lavoro per i professionisti.
L'iniziativa è della Cassa Nazionale di Previdenza dei Ragionieri, che ha annunciato investimenti in due fondi, uno americano e uno italiano, per sostenere le aziende e combattere così il calo generalizzato dei redditi dei professionisti. Noi siamo già investitori da parecchi anni in fondi di private equity che sostengono con investimento nella parte azionaria le imprese. Stiamo analizzando due prodotti di investimenti che invece aiutano a disintermediare il ruolo delle banche attraverso la sottoscrizione di note di debito emesse ai sensi del recente decreto Passera, che hanno dei vantaggi di carattere fiscale, dei vantaggi in ordine anche alla tassazione, e quindi aiuteranno a disintermediare quello che è il sistema bancario. Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, che ha evidenziato come la crisi economica abbia colpito soprattutto le categorie considerate più deboli, come donne e giovani, che negli ultimi anni si sono rivolti al settore delle professioni. Il 60% dei neo iscritti agli ordini è di sesso femminile e tra gli iscritti agli albi il 55% ha meno di 45 anni. Puntare sulle professioni, ha sottolineato Moretta, è fondamentale per far ripartire il motore dell'economia italiana. Per questo iniziative a supporto della categoria sono ritenute in questo momento più che mai necessarie. Consumare regolarmente carne consente un giusto apporto di sostanze nutritive ed una maggiore sazietà con poche calorie. Lo sostengono gli esperti di un team multidisciplinare che ha realizzato la ricerca Il ruolo della carne in un'alimentazione equilibrata e sostenibile, presentata nell'ambito del 7° Forum Internazionale di Nutrizione Pratica. In una dieta equilibrata sicuramente la carne e i prodotti animali giocano un ruolo di grandissima importanza, ma dobbiamo cercare appunto di consumarne una quantità equilibrata. Qual è la quantità equilibrata? La quantità equilibrata sono 4-5 porzioni a settimana di carne tra bianca e rossa, diciamo 400-500 grammi a settimana. Lo studio ha voluto illustrare elementi scientifici per sfatare dubbi e pregiudizi sui sistemi di reperimento della materia prima e sul possibile impatto negativo del consumo di carne sull'ambiente. I prodotti animali sono alimenti preziosissimi perché sono ricchi di proteine ad alta biodisponibilità e dall'elevato valore biologico. Cerchiamo di sfatare questo mito che carne rossa significa danno all'ambiente, perché non è vero. Oltre a fornire risposte per aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli, la ricerca ha coinvolto anche l'aspetto umanistico del ruolo della carne nella vita dell'uomo. La carne rimanda al fatto che ci cibiamo, di come si cibano in natura gli animali di altri animali, ci cibiamo della carne, ma che questo va fatto in maniera equilibrata, perché si tratta di un sacrificio di cui rendiamo grazie, ma non di una carneficina. Quindi il tema è non il tema della carneficina, ma il tema del ringraziamento per una dieta effettivamente equilibrata di cui la carne faccia profondamente parte, anche simbolicamente. Successore di Cuccia alla presidenza di Mediobanca, più volte ministro, senatore e deputato, segretario generale di Montecitorio negli anni 70 e poi del Quirinale con Pertini e nei primi tempi di Cossiga. Antonio Maccanico ha speso tutta la sua vita al servizio delle istituzioni, distinguendosi per la serietà e la competenza con cui ha rivestito ruoli molto diversi. Classe 1924, nato ad Avellino, si è laureato in giurisprudenza a soli 22 anni presso quella che sarebbe poi diventata la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed è entrato quasi subito nella pubblica amministrazione. Ministro per gli affari regionali tra il 1988 e il 92 con De Mita e Andreotti in rappresentanza del Partito Repubblicano, è entrato a Palazzo Madama nel 1992. Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con Ciampi, alla caduta del governo Dini, Scalfaro ha puntato su di lui, uomo delle istituzioni apprezzato e stimato da tutti, per cercare di formare un governo con l'intesa tra i due poli. Le distanze tra centrodestra e centrosinistra erano però ormai incolmabili e così si è tornati alle urne. Era il 1996. Maccanico, allora, eletto deputato nelle liste del Partito Popolare, è stato ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni del primo governo Prodi. Con l'arrivo di Massimo D'Alema a Palazzo Chigi e anche nel successivo governo Amato, è passato alle riforme istituzionali, pensando il lodo che sospendeva i processi per le più alte cariche dello Stato e che ha portato il suo nome fino a quando, per le pesanti modifiche parlamentari, non ha deciso di disconoscerlo.
Nel 2001 è stato rieletto deputato per la Margherita e nel 2006 è tornato per l'ultima volta in Senato con l'Ulivo. Negli ultimi anni ha speso la maggior parte delle sue forze nella presidenza dell'Associazione Civita, impegnata nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Si è spento a Roma questa mattina. E questa era la nostra ultima notizia. Se volete rivedere i nostri servizi basta collegarsi al sito adnchronos.com. L'appuntamento con il Rotocalco è per la prossima settimana. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.